Ciao a tutti, sono Bonf777 e benvenuti in questo 21esimo episodio della mia Road to Glory. Sarà un episodio velocissimo perché sono le 12.57 e io praticamente ho un'ora e tre minuti, perché devo far uscire il video alle 2, ho un'ora e tre minuti per registrare il video, montarlo, renderizzarlo e caricarlo. Quindi deve essere velocissimo e devo sperare che la connessione me lo faccia caricare. Quindi oggi ci sarà solo una partita. Però prima di farla, ho qua il nuovo giocatore in alterazione adesso, ovvero Michael. Mi avete suggerito anche questa volta tantissimi giocatori. Ho deciso di comprare Michael perché mi sembrava il giocatore perfetto per la nostra difesa, che subisce un po' dagli esterni. Comunque è velocissimo, 86 di velocità. Però se vogliamo un po' difenderci, se vogliamo essere un po' più difensivi, è meglio Michael a questo punto. Quindi questa qua è la nostra squadra al momento. Higuain non c'è perché è infortunato. E io vi ricordo di consigliarmi qua sotto nei commenti un altro giocatore per poter migliorare questa squadra. Va bene qualsiasi posizione, basta che sia il giocatore che voi pensiate possa migliorare questa squadra qua. Io poi controllerò i più commentati e li comprerò. Vi dico che ho 10.300 crediti, quindi non tantissimo. La classifica al momento è questa: abbiamo 14 punti, ce ne mancano 2 per la promozione, mentre ce ne mancano 5 per poter vincere la divisione. Abbiamo 2 partite rimaste, ce ne basta vincerne una, e allora andiamo subito a vincere questa partita importantissima, perché potrebbe essere l'ultima di questa divisione. No, non è vero, potrebbe essere, se vinciamo è l'ultima, se invece perdiamo no. Ok, ecco l'avversario, 80 di valutazione, 68 di intesa, eccola qua. Un'argentina, sì, un'ibrida argentina con Ribery a caso. Mamma mia, non l'avevo visto. Subito Palacio, 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 lo mette dentro. Mertens, 1 minuto e 56, la sblocca Dries Mertens, 1-0. Io intanto stavo cercando di formulare una frase che dovevo dire, ovvero che io ho ancora quella promessa là di comprare Tevez, solo che io al momento i soldi non li ho. Quindi non commentatemelo al momento, perché i soldi non li ho, e cosa dovrei fare? Li dovrei mettere via per Tevez, pensate, costa sui 24-25 mila, al momento proprio non li ho. Ancora Palacio, fa il giro largo, Palacio in area, Palacio toccato? No, no, invece sì, è rigore. Ci va Guarin, 2-0 per noi, 14esimo, va bene, quindi in questo momento saremo promossi. Guarda il Barbo, salta al portiere Barbo che non riesce a calciare. Agüero, ma dov'è? Non l'ho visto io Agüero prima. Occhio alla palla, ma vi giuro, dov'è che è entrato Agüero? Non l'ho visto. Correa, mamma mia, Correa! 2-1, non dovevamo subire questo gol. 2-1, la riapre, noi la dobbiamo vincere questa partita, al pareggio non ci serve a niente. E fra, dentro, il Barbo! La gran parata, poi arriva Maicon, gran partita, Maicon, altra parata, la rovesciata, palla fuori. Finisce il primo tempo, 2-1 per noi, siamo ancora in vantaggio, però non dobbiamo subirci il pareggio, perché il pareggio ci manderebbe all'ultima partita dove non dobbiamo assolutamente perdere. Dai, mettila bene, Pjanic, ecco il cross per Callejon che fa da sponda, c'è Maicon! Il nuovo arrivato, un gol bellissimo e importantissimo, 3-1. Grande Maicon, che giocatore, ha fatto una partita perfetta finora. I terzini come piacciono a me sono di forza fisica, cioè abbastanza forza fisica, di sfondamento e forti. Qua un po' veloce, non è proprio lentissimo, quindi Maicon, gran bel consiglio, gran bel giocatore. No, 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 Ribery! 3-2, che culo però, quel Ribery messo a caso e mi segna pure. 67esimo, 3-2. Vai, il Barbo il tiro, sì, dove? 77esimo, dai, dobbiamo ancora resistere 13 minuti. Lui è tutto su, palla dentro, 3-3. No! Che palle. Palla dentro, Pjanic! No, palla rimane lì! Non ci credo, 3-4-3! Cosa è successo? Mamma mia! No, palo riga! Due volte riga! Ma non sto capendo più niente! Guardate, di tutto è successo! Gomez sigla il 4-3 all'89esimo! Ma ancora il tiro 4-4! No, Higuain! Che partita! 4-4!
successo di tutto. Finisce qui questa partita 4-4, un altro punto. Inutile, è abbastanza inutile. Quindi si va tutto all'ultima partita di questa divisione. Adesso andiamo a vedere i punti. Ok, allora questa è la classifica. Abbiamo 15 punti, ce ne serve uno. Un punto, ci basta un pareggio. O la vittoria ovviamente. Però ci basta il pareggio per poter passare alla prossima divisione. L'ultima partita sarà importantissima. Abbiamo 2 risultati su 3, non dobbiamo fallire. Perdonatemi se questo episodio è durato un po' poco, però come ho già detto prima, cioè ieri non avevo registrato, adesso sono le 13:21, quindi cioè, ho 40 minuti per montare, renderizzare e caricare il video, anche meno di 40 minuti. Vi ricordo ancora di consigliarmi un giocatore qua sotto nei commenti per cercare di poter migliorare la mia squadra. E se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al mio canale e commenti da Bomb777, è tutto. Ciao a tutti!